Allora, oggi è venerdì, sono le 4 del pomeriggio. Io ho fatto giorno 1, ho dovuto fare una marea di giri oggi prima di tornare a casa. E ho visto che praticamente l'Happy Meal e il menu large al McDonald's era tutto scontato. Praticamente tutto questo bottino che adesso vi farò vedere era scontato 8 euro. E quindi mi sono detta, ma sai che... intanto me lo piglio, perché oggi mi sono mangiata per pranzo in tirocinio praticamente la schiscettina, ma degli gnocchi, che tra l'altro a me non piacciono nemmeno quelli già preconfezionati, però quello ce l'avevo in casa e mi sono dovuta adeguare. Ma ne ho approfittato perché appunto per 8 euro, perché ho pagato 8 euro, era tutto scontato tipo di 4,20 euro. Mi hanno regalato anche un libro dei bimbi, che non so bene... che libro sia, magari lo regalo insomma alla bambina di mia cugina. Ho deciso di fare una specie di mukbang barra video vlog, cioè in stile vlog. Oggi è venerdì, appunto, ho fatto mattino, domani è pomeriggio, e quindi ho detto vabbè, dato che comunque stasera me ne sto a casa perché veramente ho bisogno di riposarmi, e poi stasera c'è l'Isola di Pietro, quindi assolutamente me lo devo vedere. Ho deciso di farvi vedere un attimino prima che cosa c'è e poi di mangiare. Allora, c'era questa Happy Meal e dentro mi sono presa, se non mi sbaglio, le patatine. Mamma, sono ancora calde. E poi chicken nuggets. Mi sono presa il tè Lipton. Ovviamente sapete che loro non danno più le cannucce. Praticamente c'è anche questo snack qui. C'è appunto quest'altro menù. L'acqua. Patatine. Dovete sapere che la mia grande passione sono le patatine. E questo, vabbè, se mi seguite lo sapete già. Però una porcata che faccio di solito quando vado da Mac, o comunque compro cibo da McDonald's, io di solito prendo da sporto. Questo qui, eccolo qua, è di mettere le patatine dentro qui. Quindi ora facciamo questa operazione, come se fosse una specie di tutorial. Se fa così. Madonna santa, io alle 4 del pomeriggio mi mangio panino del McDonald's, va bene. Facciamo che i chicken, chicken nuggets li lascio, perché veramente sennò divento una montagnetta. Facciamo per bene, qua c'è ancora un po' di salsa e io di solito chiudo. Quindi questo qui è il panino. Wow. Lo so, fatemi sapere se anche voi lo fate, io devo. Aiuto mamma, che casino. Ogni tanto porto anch'io cibo spazzatura. Fai mangiare salutare, ma ogni tanto cedo anch'io, ragazzi, nessuno è perfetto. E soprattutto quando mi devo consolare da sola. Spesso mi faccio in macchina queste mangiate. Tra l'altro volevo fare un mukbang in macchina prima, poi ho detto no. Cioè, non posso stare là al parcheggio 6 ore per fare un mukbang, quindi ho detto vabbè. Ci dovrebbe essere anche un gioco. Da bambina l'ho scelto. Tra l'altro questa applicazione qui del telefono, praticamente questo sconto qui, mi sa che oggi è il compleanno Happy Meal, non so che cacchio di compleanno ci sia nel McDonald's, e mi è arrivata la notifica col fatto che io ho l'applicazione, di solito, cioè alla fine io vado al Mac esclusivamente perché ho le offerte, se no non ci andrei nemmeno. L'avrei potuto scaldare, ma vabbè. Comunque il Crispy McBacon rimane sempre il mio preferito. Niente ragazzi, ne approfitto per fare un video, appunto. Penso che questo lo registrerò. Altra cosa che non vi ho detto, non so, solo sapete che questo qui che ho al polso, che sembra disegnato con la penna, letteralmente me lo dicono tutti, tipo il 99,99% delle persone che conoscono mi dicono così. Ho intenzione di fare un altro tatuaggio sul costato qui, parte sinistra ovviamente. In teoria, se va tutto bene, lo dovrei fare entro la fine di quest'anno. Se non va, vabbè, lo rimanderò ai primi di gennaio, cioè non proprio i primi di gennaio, ma comunque metà di gennaio-febbraio. Allora, c'è una paura boia, ragazzi, perché comunque sia io qua, le ossa si sentono un sacco, quindi secondo me sentirò un sacco male, però lo devo fare, cioè... non lo so, a parte che il tatuaggio qui, secondo me, sulla donna, sul costato, è un punto uno dove comunque non è che te lo vedono in giro, cioè in giro, normalmente, no? Nella vita quotidiana. Sì, ok, se vai al mare e tutto quanto, ma quel tatuaggio che mi vorrei fare io è una scritta grossa così.
letteralmente, cioè, quindi non è che dovrebbe essere una cosa molto esagerata, quindi cioè, non vedo l'ora di farmelo, insomma. Forse non ve l'avevo detto che ho rimandato dopo la laurea la patente A per la moto per un fattore di tempo, purtroppo tempo è quello che è, non riesco, però l'intento sarebbe quello di, appena mi laureo, di prenderla. E forse mi prenderei, cioè mi prenderò prima la moto usata e poi farò la patente, perché così faccio la patente con la moto, cioè con la mia moto. Ho deciso che farò così, infatti penso che farò le guide fuori Milano. Un attimo abituarmi, poi farò qualche guida qua a Milano e poi farò l'esame. Che costa veramente un fottio, ma un fottio allucinante. Cioè tipo una guida costa 42,70 euro, oh, cioè sono fuori di testa per neanche un'ora. La moto della scuola guida dove andrò, insomma, mi aveva fatto provare motorizzazione la moto e cioè nel senso sì, ci andavo, ma era troppo in punta, cioè era troppo alta per me, nel senso volendo ci potrei fare anche l'esame lì, però è una moto che magari io non mi prenderei mai. Per esempio era una 650 BMW GS, se non mi sbaglio, però porca vacca, cioè ero proprio in punta punta, non lo so, secondo me era un po' rischioso e quindi ho optato per questa cosa qui. Purtroppo, cioè guarda, l'avrei voluta fare adesso praticamente se avessi potuto, ma il tempo è quello che è e purtroppo devo studiare e devo pensare a studiare. Argomento della tesi ce l'ho già, magari ve ne parlerò poi, per adesso lascio ancora tutto molto velato, ce l'ho però lo devo ancora un attimino riassemblare, però ve ne parlerò più avanti, però sono, cioè, spero veramente che venga un bel lavoro, ecco. No, no, non ce l'ho fatto fin sto panino. Qui è per le ragazze filippine che magari seguono un po' TFC, che è la TV filippina. Mi mangio anche uno di questi, magari non me ne mangio tutte, però facciamo che i chicken chicken nuggets li lascio, perché veramente sennò divento una montagnetta. Non so se seguite Ivana Alawi, spesso fa con la sua sorellina, ha tipo 15 anni, lei è un'attrice, penso che sia un'attrice filippina, fa questi video qui di mukbang, facendo vedere il cibo ovviamente filippino, e lei ovviamente parla in metà filippino e metà italiano, sì, metà italiano, ciao, metà in inglese. Se vi interessano e vi piacciono potrei farle anch'io. La versione in italiano però, perché sennò, cioè volendo potrei anche fare la versione in filippino, però sarebbe un video un po' lungo, dovrei mettere a tradurlo, quindi comunque lo dovrei tagliare parecchio. Ancora non ho aperto questo coso. Ragazzi, niente, mi sto mangiando anche questi. Facciamo che i chicken chicken nuggets li lascio, perché veramente sennò divento una montagnetta alla fine della fiera. Ho un po' fame. Questo non lo mangio. Oddio, guardate che carina questa macchinina. Non ho capito, ma le istruzioni, no, non ci sono istruzioni, fa vedere tutta la collezione e mi sa che questi qui sono degli sticker che si appiccicano, però penso che li regalerò alla bambina di mia cugina. Nel frattempo anche l'ultimo è andato. Bene. Apro questo. Ok, che fosse un libro l'avevamo capito. Le avventure dei gemelli Gelsomina, i gemelli incontrano due tirannosauri. No, vabbè. Che carine però queste cose. Cioè, quando ero piccola io che ci andavo, vabbè, devo dire che mi davano sorpresine più carine, però queste robe qui non c'erano. Cioè, questo è tutto uno. Questo il resto ancora non l'ho finito. Mamma mia, brutte. Comunque, le patatine del Mac
nonostante secondo me le cucinino col catrame, neanche con l'olio, c'era un qualcosa che sembra tipo droga, non so. Ah, sono fredde, effettivamente. Nonostante tutto le sto mangiando. Ragazzi, io penso che mi fermerò qua. Non so se mangiarmelo questo coso, ma non ce la faccio. Anzi, me lo porterò in tirocinio per domani. Bevo. Balla tutto. E vi saluto. Comunque, io penso che questo video bene o male vi sia interessato, nonostante il mio pourparler così. Ricordatevi che, nonostante io vi abbia fatto vedere che mangio da McDonald's, non è che ci dovete mangiare tutti i giorni. Io ne ho approfittato perché appunto ogni tanto ho gli sconti e mangio. Però sappiate che un piatto di pasta, una bistecca ai ferri, un po' di frutta e verdura è il pasto migliore, ecco. Fuori casa mia c'è un casino, ci sono così tanti lavori che cantiere. Comunque basta, questo è il casino che c'è qua, mamma mia. Ma secondo me ci hanno messo dentro il ghiaccio perché sembra tipo annacquato, ma vabbè, basta, non devo più prendere patatine. Questo qui era un esperimento del mukbang, che è un video che soprattutto all'estero va abbastanza, insomma. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi è potuto interessare, se li volete vedere a tema. Oggi l'ho fatto appunto col fast food, se lo volete vedere magari quando mangio tipico filippino, comunque quando mangio cibo italiano. Se vi fa piacere, mi raccomando, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Oddio, questa cosa non la dicevo da tipo 600 anni. E niente, raga, sole, vado. Cheers.